Matteo Così, buongiorno a tutti, operatore di settore e agricoltore per hobby. Io ho una domanda che più che altro è probabilmente una provocazione, nel senso che oggi abbiamo accarezzato il tema della tecnologia, della sostanza organica, delle cover crops. Sono temi assolutamente di attualità che troveranno e devono trovare un'integrazione nella PAC e nelle pratiche che vengono quotidianamente applicate in agricoltura e nelle aziende agricole. Quello che però mi sfugge un po' e che è di parere e di interesse comune di tutta la comunità scientifica è in particolare legato alle lavorazioni e quanto le lavorazioni possono incidere sulla sostanza organica dei terreni. La mia, ecco, voglio dire, è decisamente una provocazione, nel senso che mi chiedo quando arriveremo a decretare la natura come pratica dannosa e illegale per i terreni e per la sostanza organica. Probabilmente già far capire alle aziende quanto sarà importante introdurre le cover crops sarà difficilissimo. Credo sarà ancora più difficile spostare soprattutto i giovani agricoltori a smettere di fare la natura come pratica veramente dannosa e direi illegale. Beh, questa è una vera domanda. Dunque, il mio amico Angelo Frascaretti direbbe che mi ha dato un assist per fare un gol da Ronaldo, perché devo integrare la sua domanda con due indicazioni importanti. Uno, che l'Europa ha messo al centro delle strategie tematiche il suolo già in due occasioni, nel 1999, nel 2006 e poi è stata ripresa anche nel 2012. Poi su questo non devo fare pubblicità, anch'io ho scritto un libro nel 2013, si chiama Agricoltura Sostenibile, proprio perché noi volevamo prevedere quello che sarebbe accaduto. Tant'è vero, è diventato un manuale per le regioni nella definizione dei programmi di sviluppo rurale. Potrebbe essere un manuale utile anche per tutti gli agricoltori attivi per hobby. Allora, fatta questa premessa, il problema della natura è al centro di una ricerca internazionale che ha dimostrato la dannosità, perché noi oggi qui stiamo parlando di un problema di risorse naturali, suolo, acqua, ma ancora non abbiamo fatto cenno, e qui lo dobbiamo fare, del cambiamento climatico in atto. Quindi a maggior ragione, con il cambiamento climatico in atto e con le previsioni di medio e lungo periodo, le lavorazioni del suolo, quelle profonde che invertono gli strati, possono danneggiare non solo la struttura ma la fertilità agronomica. Oggi noi abbiamo delle tecnologie che possono escludere le lavorazioni, che dopo una fase di transizione recuperano quella produttività iniziale, la possono incrementare, e con le tecnologie della nutrizione e della difesa possiamo sicuramente compensare quello che diceva Roberto Bartolini, perché qui nel nord Italia abbiamo degli esempi che sono ormai consolidati nel tempo, e quindi questa è la migliore pratica. Mi dispiace che la ricerca italiana su questo abbia fatto poco o nulla. Ero giovedì a Roma della scorsa settimana, sulla precedente programmazione riguardo alla ricerca vi dico: l'agroalimentare italiana ha un finanziamento dello 0,4% del PIL, quindi rispetto a delle medie europee e mondiali che sono di 7-8 volte tanto. Fatto questa puntualizzazione, noi contribuiamo all'Unione Europea per il 7° programma quadro 14 miliardi di euro, abbiamo intercettato 5,7, quindi sono 8,3 miliardi di euro che non abbiamo investito, perché non c'è un'efficienza nell'utilizzo delle risorse dell'Unione Europea, e su questo abbiamo accumulato nel tempo un ritardo della ricerca agronomica, perché la PAC era un aiuto al reddito, per cui lavorazioni o non lavorazioni, cover crops o non cover crops, monosuccessione o omosuccessione, e abbiamo ormai accumulato un ritardo che richiede un'inversione di tendenza rapida, e spero che le regioni invertano subito, perché i programmi di sviluppo rurale hanno tutta una serie di misure, tra cui quindi permetto di suggerire anche la cooperazione, per andare a vedere che cosa succede in altri paesi. La non lavorazione ormai supera i 150 milioni di ettari a livello mondiale e integra tutte le tecnologie, siamo alla quarta generazione e oggi non c'è non lavorazione senza agricoltura di precisione. Perché? Perché l'efficienza passa anche nella riduzione del transito sul terreno, la riduzione del compattamento, la riduzione chiaramente di tutta una serie di tecnologie che sono disponibili ma non implementate.
Spero che anche questa nuova PAC, che è rivolta ai giovani, che vedo molti qui in sala, faccia intercettare la tecnologia come il vero cambiamento della nuova agricoltura. Solo così riusciremo a formare delle aziende competitive che sapranno stare sul mercato e sapranno anche meglio adattarsi non solo al cambiamento climatico, ma anche alle mutazioni di mercato che saranno sempre molto rapide e in evoluzione continua. Quindi tutte queste tecnologie, come vede, si integrano tra di loro e per cui avremo un agricoltore attivo, cioè chi da una parte vede il mondo e dall'altra sta con i piedi per terra.